persone che non hanno diritto di stare in Italia. Se abbiamo delle strutture disponibili, mettiamo i ragazzi che da ogni parte d'Italia vengono a studiare a Milano e non hanno dove dormire, mettiamo italiani e stranieri regolari che hanno bisogno di un domicilio, non trasferiamo in maniera disordinata, in maniera imprevista, per mancanza di volontà di affrontare il problema alla radice, cioè da dove partono le navi della morte, non scarichiamolo addosso ai cittadini di quel quartiere. Io la prego, nonostante la sua risposta, di fare tutto il possibile perché questa improvvida decisione venga modificata. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 32479 dei deputati Matarrese ed altri, concernente elementi in merito allo stato di avanzamento delle domande presentate dalle regioni per l'erogazione delle risorse previste nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per interventi volti al superamento delle procedure di infrazione relative alle discariche abusive e alla depurazione delle acque reflue. Il deputato Matarrese ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, nella relazione al disegno di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 si legge un inciso della Corte dei Conti che evidenzia un incremento dei residui passivi dovuti al non utilizzo di quelle risorse che erano state destinate per contrastare le infrazioni europee in ambito di acque reflue e di scariche abusive, fondi non utilizzati perché sembrerebbe proprio testualmente che le regioni non ne hanno fatto alcuna richiesta e quindi non hanno utilizzato queste risorse. Quindi le chiedo quali siano le regioni inadempienti, quali siano le motivazioni, perché noi tutti sappiamo l'importanza di quei fondi, non solo per annullare un'infrazione europea, ma anche e soprattutto per porre in essere quelle iniziative nell'interesse dei cittadini che sono utili a risolvere annosi problemi in materia di acquedotti, acque reflue e soprattutto di scariche abusive. Grazie. Grazie collega. Il Ministro Galletti, prego. Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Matarrese per l'attualità della sua domanda. I residui dei finanziamenti